Andrea Mirò arriva questa sera per la quarta tappa di PEM Parole Musica in Monferrato, è un ritorno dalle tue parti, adesso tu non sei proprio di qui, ma insomma poco distante, insomma, ecco. Com'è tornare dalle tue parti ogni volta? Ma bello, un po' un recupero della mia storia, dei miei primi 20 anni, ecco, che devo dire, di cui ho un ricordo bellissimo, molto da libro d'antan, per cui soprattutto in questo periodo, cioè nell'inizio di settembre, perché è il momento secondo me più bello per i colori di questa campagna, perché torno comunque, vado a salutare la mia famiglia, cioè qua comunque ho ancora dei punti di riferimento che ho mantenuto, sono quei 4 amici sparsi, eccetera. Sorelle, insomma, e quindi è molto divertente, è un po' strano, è sempre un po' strano tornare a casa per fare uno spettacolo, ecco. Senti, ormai hai una carriera molto ricca, polistrumentista, cantante, autrice, arrangiatrice, produttrice, insomma, ecco, che cosa ti manca? Se dovessi dire delle tante cose che hai fatto, ce n'è ancora qualcuna che vorresti fare? Allora, non so quanto tempo avete, l'elenco è infinito, non basta una vita. Posso dirti qual è il mio sogno, per esempio, è dedicarmi, per esempio, a scrivere un'opera. Oh. Mi riservo l'ultima parte della mia vita. Però insomma i sogni nel cassetto sono tanti, oppure scrivere colonne sonore è una cosa che mi piace molto, perché io arrivo comunque dalla musica che una volta si chiamava musica colta, che a me non è mai piaciuta come definizione, perché non divido la musica in scompartimenti stagni, sì. Però arrivo da quel tipo di musica che è un'ambientazione, che ti dà tutto senza dover dire neanche una parola, dove la musica è tutto, e quindi mi piace pensare a un commento su delle immagini, non lo so, vediamo che cosa riserva la vita. Ce n'è ancora di tempo. Andrea Mirò, grazie mille. Ma la paura è un limite e l'orizzonte è un'idea, oltre la mia vertigine e l'immaginazione che scruta la notte sa. Solo brandelli.
tempesta non gli